Yes sir fam, bentornati qui sul mio canale Showtime GP Team Building. Quest'oggi ragazzi andremo a insegnarvi gli step del calisthenics con un king del calisthenics. Questi due ragazzoni si metteranno alla prova. Partiamo dal primo esercizio e il primo esercizio che andremo a testare oggi saranno i push up. Ragazzi, andremo a vedere i regular push up, primo esercizio di spinta che dovete per forza di cose fare se volete avere un buon pump e cominciare a intraprendere l'allenamento a corpo libero. We start. Let's go. The first exercise is gonna be push-up. So we're gonna start first in a plank position. Shoulders parallel to your wrist, straight arms, and you're gonna go all the way down, full range of motion, all the way up. If it's too hard, you can do it also on the knees, putting your knees in the ground, keeping your right line from your shoulders to your hips, and all the way up. That's it. Let's see, bro. È il tuo momento! Plank position. Ok, quindi molto importante, sì. Braccia stese, scendi giù del tutto. Ottimo push up, già direi per il nostro Big Noah. Or if perfetto. Not, like this, right? Yeah. Molto bene, quindi ragazzi, molto importante quando andiamo a fare i nostri push up, partite sempre a braccia tese, vi lasciate andare fino a toccare con il petto a terra e andate a spingere per bene. Beast! Come on, Eric! Let's Come go! On, Let's go, Eric! Yes! Yes, sir! Easy! Come on, Eric. Quindi questo è il primo esercizio ragazzi che dovete saper fare per forza di cose per iniziare a macinare il vostro allenamento a corpo libero. Quindi step numero uno, il nostro Big Noah l'ha superato. Adesso passeremo allo step numero due, sempre parlando di push. Alright guys, the second exercise is one of my favorite one. It's gonna give you a lot of strong shoulders. Is dips. But we're gonna start first with the assisted version of dips. So we're gonna need a bench like that. We're gonna keep our legs straight, arms straight, and you're gonna go in a 45 degrees line like that, and you're gonna go all the way down, all the way up. All the way down, all the way up. Okay. Larry, sei pronto? Siamo questi dips assistiti sulla panchina. Ovviamente potete trovare tantissime panchine in tutti i parchi, quindi insomma, un esercizio che potete fare ovunque, no? Molto bene. Ok, braccia stese. Adesso ti lascio andare fino a scendere. Raggiungi un angolo di 90 gradi. È più che sufficiente per non andare a stressare troppo le vostre spalle. Ok, stendi del tutto fino a stendere il braccio completamente. Molto bene, dai, facci vedere qualche altra ripetizione. Molto bene. Questo è già un secondo approccio per quanto riguarda gli esercizi di spinta. Ok, quindi no excuses, dips assistito, accessibile a tutti. Now we're gonna start with the hardest option of the dip. For this we're gonna need parallel bars. Alright, so you're gonna go all the way up, straight arms, you can squeeze your core and go full range of motion all the way down, all the way up. Breathe in the top and again. It's important that you're actually a little bit inclined like that for you to actually feel more on your trap, shoulder and even lats. Let's go. Chiaro, fratello mio? Mi raccomando, braccia stese, cerca di attivare l'addome quando vai a eseguire questi dips. Ma io ce l'ho l'addome perché non l'ho, non l'ho ancora visto, ancora qualche minuto. Adesso lo andiamo a scoprire, fratello mio, lo scopriamo insieme. Parti tu. Si vede la mia gioia, ragazzi. Metti il pollice a chiudere la parallela. Let's go! Pollice sempre in sicurezza. Let's go! Let's go! Ok, cerca di inclinarti un pochino in avanti e via. Scendi. It's good. E su. It's good. Let's go! Molto bene, vamos! Fuori l'aria! Bene! No, sai che mi sono fatto male l'avambraccio a braccio di ferro. Il ragazzo ha qualche dolore dovuto a tutte le sfide che abbiamo fatto di braccio di ferro, quindi è un po' dolorante. Ma credo che sia stato chiaro cosa si intende per dips. Quindi direi di non perdere tempo e andiamo allo step successivo e adesso andremo a parlare di esercizi di tirata. Alright guys, now we're gonna start with the pull-ups. So for this we're gonna start with the easiest option, which is Australian pull-ups. It's gonna make you improve a lot your pull strength. We're gonna start with a bar like that.
to me, this bar is close to my hips, so we're gonna start with a bar around that height. If it's a little bit higher, it's easier. All right, so we're gonna start first. You're gonna go into a 45 degrees incline like that. And you're gonna put your arms straight. Your head should be behind the bar. From here, you're gonna aim to put your chest all the way to the bar and straight arms in the top, in the bottom. And then again, up, down, up, down, breathe. Molto importante, ragazzi, contrazione del gluteo, in modo da mantenere una linea bella, dritta e decisa. Dopodiché il focus appunto è cercare di far toccare con il petto la sbarra. Oh, big big, ci sei? Let's go. Bene, vediamo. Chiudi le gambe, attiva bene i glutei. E via, grande. Due. It's good, it's good. Wow, acqua, acqua per il nostro Big Noah. Nice, nice. You know what I'm saying? Mi fa spaccare, ragazzi. Quindi, primo approccio agli esercizi di tirata unlock. Adesso andremo a testare con il nostro Lorenzo Lari lo step successivo. E quindi non si esistono più i pull-ups, perché andremo a farli a corpo libero. Let's go! Let's get it! Guys, second option is gonna be chin-ups. We're gonna start first in a supinated grip like that. Hands as wide as your shoulders. And you're gonna aim to put your chin over the bar. You're gonna squeeze your core, activate the lats, and all the way up, chin over the bar, all the way down. Make sure to lock your arms in the bottom and to keep your core squeezed. Let's go. Non si scherza, vedo lo mio. Parto io. Sì. Vediamo. Mani, larghezza spalle, posizione supina, prego. La cosa che mi devi spiegare bene è l'attivazione del core. Esatto, quindi attivazione del gluteo, chiudi bene i glutei. Ok, addome attivo, benissimo. Adesso porta il mento sopra la sbarra. Ok. Molto bene, stendi del tutto. Ok. Molto bene. Quindi adesso, come state vedendo, ragazzi, non si scherza più. Tutto il corpo si sta sollevando e di conseguenza stiamo lavorando al 100%. Molto bene. E direi che il nostro Lorenzo Lari in questi chin up ce l'ha fatti al top. Alright guys, so now we're gonna change into a pronated grip like that. We're gonna do the same technique as the pull up, the chin ups, but with this position with your hands. Squeeze your core, the same technique, all the way up, all the way down. Ovviamente, ragazzi, come stai seguendo i pull ups, il nostro Eric è molto avanzato perché sta arrivando con la sbarra all'altezza del petto. Io direi che è sufficiente superare con la sbarra il mento, ok? Quindi mani larghezza spalle, attivazione nel nostro core, portiamo il mento sopra la sbarra e torniamo giù. Come al solito abbiamo il nostro core attivo, ok? E andiamo a lavorare bene di dorso e con le nostre braccia, in questo modo, ok? Quindi questa è la versione successiva per quanto riguarda gli esercizi di tirata. Guys, now we're gonna combine our push and pull strength. We're talking about muscle ups. Muscle ups is one of the best skills on calisthenics. So basically, you're gonna find a bar that you can actually stand and have your feet at the same time. We're gonna combine your pull and push strength, and also you're gonna jump with your legs. So you're gonna put your feet just below the bar like that. You're gonna squat down, jump, rotate your wrist, and push in the top. On the way down, slow, and the same thing again. Push, don't forget to pull, rotate your wrist, and all the way down. If it's too easy, we're gonna try to do it one leg only. One leg means less strength on the lower body. So, we're gonna do it one leg straight like that. You're gonna go down, up, and push. The same thing, switch legs. With the left, it's gonna be a little bit harder, but you can do it. Let's go. I'm supposed to do it. Of course. I'm supposed to do it. Of course, bro. Me. You're gonna kill it, bro. Did you see me, man? Of course, bro. You can do it, bro. Bro, let's Io go. So che tu puoi farlo. Bro, no excuses. Let's go. Quindi ripetiamo on, velocemente, bro. Ragazzi. Allora, ma ripetiamo velocemente anche in italiano. Piedi sotto la sbarra. Piedi sotto la sbarra. Ok. Dovrai fare uno squat, ok? Tirare di braccia, ruotare con i tuoi polsi e da lì ti troverai
sopra la sbarra. Quindi piegati con le gambe, mani larghezza spalle, vai. Spingi con le gambe questo e anche con le braccia. Non è un gioco questo. Lo so. Andiamo. Vai. Let's go! Let's go! Allora, adesso il nostro Big Noah praticamente ha bruciato la transizione. È andato direttamente su. Quindi questo ci fa capire che a due gambe il nostro Big Noah lo fa come bere un bicchiere d'acqua. Sì. Ok, allora ora prova a fare più ripetizioni con due gambe facendo la transizione, perché prima me la sono bruciata, quindi l'ho fatta in maniera ancora più difficile, perché oggi mi sento un po' calisterico. Ci piace questa energia. Let's go. Dove vai? Bro. No. Ricordati, non i piedi oltre. Sotto allora, la sbarra. È vero. Ok? È vero. Spingi bene con le gambe e traziona con le mani. Bravo. Eccolo. E spingi su. Kalinoa. Giù. Let's go. Kalinoa. Let's go. Kalinoa. Let's go. È un gioco. Sì. Wow. Un'altra. Kalinoa. Oh. E faccio la muscle up. 130 kg di movimento. È un gioco. Alright guys, so now for the street muscle up, it's gonna require a little bit of more time. You have to improve a lot your pull and push strength, and at the same time a lot your core. We're gonna get into the core next, and if you keep doing these exercises, you're gonna reach that level of muscle up. Quindi mi raccomando ragazzi, continuate ad allenarvi nel modo giusto. Adesso passiamo allo step successivo, ok? Perché non possiamo dimenticarci di andare a lavorare su questa zona importantissima, il nostro core. Let's go. Aspetta. Guys, now we're gonna continue with plank. One of the easiest exercise, but one of the best as well. It's gonna give you a lot of core strength. It's gonna help you for all the skills in calisthenics. And we're gonna start with your elbows first in the ground like that. You're gonna put your feet together. You're gonna push your chest in, squeeze your core, and just hold the position. We're gonna aim to do a good hold at least for 1 minute. Squeeze your core as much as possible and keep breathing. Make sure your hips are not high like that, or you're not arching your back. I want you guys to squeeze all your body, even your legs are tight, and that's it. My turn. Quindi adesso il nostro Big Noah andrà a approcciare appunto la plank sui gomiti, gomiti a terra, molto bene. Ora quello che dovrai fare Big è protrarre le scapole il più possibile, quindi spingi in dentro il petto, duro con i glutei. Ok, in questo modo già cominciamo ad approcciare quello che è la nostra plank. Come ha detto il nostro Eric ragazzi, il top per voi sarebbe di raggiungere una tempistica, una durata di 1 minuto, e in questo modo andrete a lavorare sulla vostra forza dell'addome. Ok, molto importante questa zona, protrazione massima, duro di glutei. Se no lo sta facendo bene, adesso io mi siedo su di lui e lui non si sdraia per terra. Ehi, hey, protezione delle scapole, duro con i glutei, tieni. Mamma mia, Noah! Che devo fare, bro? C'ho 90 kg addosso. Quanto pesi, GP? Se siete davvero in grado di fare una plank nel modo giusto, protrando le scapole, attivando bene i vostri glutei con una buona retroversione del bacino e core ben deciso, riuscirete anche a mantenere qualsiasi cosa sopra di voi. Guardate un po'. Let's go! Vai, siediti! Vedete, ragazzi? Tranquillamente, ok? Mi raccomando, il core è molto importante. Alza le gambe, let's go! No excuse! E stop! Andiamo, cavallino! Cuero! Vamos! Sono pesante! Guys, the second step is gonna be la barchetta, the hollow body. La barchetta! Start in the ground like that. Gonna push your lower back down, upper back all the way up. Keep your legs tight and just hold that position. If it's too hard to hold this position, you can slightly bend your legs, but keep your upper back off the ground. You want always to push, that there is no space between your lower back
Se fate lower back, the ground. Come vedete ragazzi, se attivate l'hollow body nel modo giusto, avrete un addome d'acciaio. Six pack armor. Quindi rivediamo un attimo il nostro esercizio. Quindi ti sdrai a terra, sdraiati del tutto. Adesso quello che andrai a fare è staccare le spalle dal pavimento. Molto bene, vedete subito che si attiva l'addome. Stacca i talloni dal pavimento, perfetto. Le mani staccate. Se portate le mani dietro la testa, aumentate il carico della difficoltà. Se questa variante è troppo difficile, potete sollevare un pochino le gambe in questo modo e quindi accorciando la leva l'esercizio diventerà molto più semplice. Stendi le gambe per bene, testiamo il suo addome. Direi che il suo addome c'è. Quindi possiamo partire con il prossimo step. The final step to build a good core strength is gonna be the L sit. We have a little exercise that is gonna help you to build that strength to hold your legs straight and make it look nice. We're talking about leg raises. Gonna go all the way up, control all the way down. If it's too hard, you can do it knees up, control the way down. You don't wanna relax your scapula while doing this. You don't wanna be like that and do this. Alright, you wanna keep pushing your lats a little bit and you're gonna be able to hold a nice L sit. Wow. È arrivato il momento quindi del nostro Lorenzo Lari che si metterà alla prova con questi esercizi di L-sit, l'ultimo step per quanto riguarda il nostro core. Facciamo vedere la quality. Let's go con la quality. Quindi prova innanzitutto a portare le ginocchia in modo dinamico verso l'addome. Bravo. Questa è la prima variante che andremo ad approcciare, ok ragazzi? Dopodiché, se questa variante vi risulta facile, potete andare a lavorare con le gambe stese. Facci vedere. Perfetto, wow, e guardate qua, ha già bloccato l'L-sit in forma statica, quindi perfetto. Piedi a martello in modo da attivare ancora di più il nostro quadricipite. Direi che l'addome del nostro Lari funziona. Scrivete nei commenti cosa volete nel prossimo video. Mi raccomando, io lascio il link in descrizione della gang, ok? Noah, Eric e il nostro Lari. Mi raccomando, seguiteci, rimanete connessi, iscrivetevi al canale. Già sapete, qua è Showtime GP con la gang. Scra, papà. Let's go.